Buongiorno a tutti, eccoci qua. Ciao Aska, ciao caro, buongiorno, buongiorno, buongiorno anche a te, buongiorno. Ok, sei in pattuglia, andiamo. Sta finendo 2020 ormai. White, andiamo in pattuglia. Andiamo. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Come va, signori? Tutto bene? Eh? Sembri Zuna, eh? Andiamo, 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 pattuglia, pattuglia, bla, bla, bla. Oh, buongiorno, Riva! Tutto bene? Buongiorno, molto bene, Tutto bene, dai. Sono contento che ci sei ancora, che tieni duro. vengo duro. Dai, dai, non te Vediamo. ne Vedremo. andare. Dai, dai. Che ti promuovono, te lo dico io. E Mamma mia. adesso, non essendo, Occhi adesso viola, eh. Lombardia, non Attento a che essendo, dici, eh. non può Essendo essere, Riva. non essendo più il Riva di prima, probabilmente lo promuovono. Sì. Probabilmente. Un'altra volta? Riva, un'altra volta? Non so se era. Buongiorno, Stato! Salve! Dai, ce l'hai fatto apposta, dai! Oh, buongiorno, Di signor White, solito non non lo lo farei farei mai. mai. Buongiorno! 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 Oh, c'è anche il signor Ma White, ragazzi, salve! posso fare una domanda? Buongiorno, buongiorno, signori. Avanti! Avanti! Ma poi quanti occhietti fate in centrale? Perché a me sembra quasi un miracolo. 90. Mi sembra un miracolo! 100. Sì, ma sai che hai migliorato qualcosa, non so. Che cazzo è migliorato? Ma tipo ieri Vincente faceva 140 occhi alla Pacifica. Io ne potrei fare molti di più. Boh, è Signori, ma mi arrivato lui. spiegate perché i miei occhi. Signore, veramente quando è arrivato l'oculista, perché i miei occhi. Tu hai un piccolo problema che non li pulisci bene con le spazzole, no? Ogni tanto con gli occhiali. Mettiti un po' di collirio ogni tanto. Devo pulirli. Sì, testa di cazzo. Prima o poi sì. Cioè, raga, io penso che non l'ho mai pulito da quando sono in città. Complimenti, faccio pure un applauso di quanto sei coglione. No, via da qui che c'è la gioia. Correndo. Sto correndo. Ma io devi, chi sono gli agenti che lasciano dei vibratori all'interno delle cazzole in centrale? Sono cose che sequestriamo ai criminali e non sappiamo Sì, dove metterle. l'altra cazzata che me la vuole raccontare. Sì, sono giochini che facciamo io a mezzogiorno. È tornato ad essere un punto droga questo, eh? È tornato? Ah, Sì. tanto non ci sarà nessuno. Io adesso c'è metà di no, mi dissocio. Comunque. Pioggia di proiettili, cioè Dio, ti immagini. Sono curioso, sono venuto da Pacifica, appunto a provare anch'io. Quanti? 70 io. Tre cifre, 100, 100. Io no, 100 non li faccio perché c'ho anche gli occhi viola. E gli occhi cieco non mentono mai. Alla fine poi quello di ieri si sta elaborando, sì. Cosa? Quello che ti... Cosa? Quella cosa bella, con un elicottero. Una moto, Ah, io non ho il un'altra video. roba. E si sta elaborando, sì. In che senso? È presente quella piattaforma, vuole che si elabori il video. Ah, ok, perfetto. Dov'è Lili? È in Arriva Adamuno. anche poco in città, cioè Ma vabbè, ma 32 ancora abitanti. presto. Poi anche che giorno è oggi? Martedì? Mercoledì. Mercoledì? No, c'è poca gente. Mezzogiorno l'aspetto il Lili partito è in postale, centrale, in non pattuglia, non ne ho idea passare dove così sia. non fa troppo ridere ridere. In 10 qua. Cosa? Non ho ancora capito come si chiama, però fa troppo ridere. Chi?
questa regola qui che sta parlando in radio. Ma si chiama Finnegan. Basta. Per me deve essere sergente. Ma ho capito. Toto. Uspam de coci. Madonna mia. Se riesco adesso l'account del Discordia ogni dispositivo. Rip. E se ce l'hai da telefono poi fai io. No, ma è il. Poi devo mettere anche il doppio passaggio, cioè due passaggi, no? Quello la sicurezza. Se lo fai col telefono, che c'hai il codice di il QR code. Ma lo scannerizzi, fai. Sì, accedi, basta, è a posto. Ma non ricordavo che il codice di sicurezza avesse una scadenza molto breve, mamma mia. Ovviamente non riesco neanche a digitarlo. Devi creare P top pulotta. No, ma lì ci sta veramente tanto, anch'io la con. Cioè, vado molto volentieri con lei in pattuglia perché mi diverto sempre, cioè, è divertente. Qualche locale aperto? Ciao, schi. Guarda, guarda che asso. Ormai io scocco sabato nei canali. Curva? Oh. Beh, se vuoi lasciare la sub pur da me, Totò, puoi anche farlo, eh. Io non ti dico nulla. Addio, 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 addio. Mi distorto. Hai ucciso una persona? No. Ok. Hai visto male. Hai in mente. Allora vado a vanilla. Tutte e due sub da Wasca, mamma mia. Wasca, sei. Sai. No, no, niente. Non siamo nessuno. Non siamo nessuna da noi comunque. Meglio così, facciamo nell'anonimato e. Ah, ci mettiamo in Adam. In Adam 3 ci mettiamo, te devo mutare. Ah, ah, ok, perfetto. Col tablet sono nelle Adam perché così evito di utilizzare più risorse del mio cervello. Mette il turbante e non scappa nessuno. Ecco, l'asciugamanino e via. Asciugamanino e via, dai. D'accordo, rientro. Io tutto. Abbiamo perso i criminali, ma abbiamo. Ho dato l'assaggio. Esatto. Scusa, è ancora sporca? Ma non si pulisce, non funzionano gli autolavaggi. Cioè, genio. se dipende da farlo spesso una sabato torna qua. Io sto facendo live. Sto cercando di tornare a far live ogni mattina o ogni 8 giorni. Appena riesco. Sì, Franco, vieni all'entrata della non puoi pulire le macchine solo allo Santos Custom o al Bennis. Non funziona. Non funziona. Qualche agente disponibile per tuia? Non funziona quello. Ok. Poi. Cos'altro non funziona? Ok, arriva. Arrivederci, buongiorno. Sei da solo? No. No, no. C'è dai, mezzo. Mi trovo all'ospedale. Ciao. Ciao. Anzi no, negativo, c'è per volo vena, senza un compagno, vai a prendere la recluta. A prendere la recluta. La recluta. La recluta. Franco, stai seguendo la persona sbagliata, sono davanti alla centrale. Ma ha cambiato lo suo colore di capelli, mamma mia. Che di Franco, odio. Dimmi un'altra volta se ti faccio la prossima di. Come lo fa mancazzo? No, era. Adesso. Adesso Valguarnera era alla gioielleria. Cioè, a me fa bene. Ogni mattina, dalle 10, sempre in servizio. Fa sempre tante cose. È sempre in servizio, eh. Solo che ultimamente ha avuto tipo un periodo di malattia in RP. Adam 2, 18. Cosa sono queste minacce? Io. E che è questo? Oh, grazie ragazzi. Allora, ma chi sei tu? Ti veniamo a prendere noi che sei. Sono Gregory Fring. E chi sei qua? Mi hanno detto che mi venivano a prendere, siete voi? No. No. Ok, allora. La volante stava convergendo per venirmi a prendere, non ce n'è bisogno perché è già arrivato un altro collega.
Come proprio lo viene licenziato? No, ci sta, però ha un carattere un po' cazzuto come da poliziotto americano, cioè si arrabbia spesso, è molto Come va? freddo, sgracchia, ma anch'io Bene, sgracchiavo quando ero bene. sullo Poi cosa sta Santos, Vasca, quando parlavo in radio. dove? Mi sa che vado in 17. Va bene. Un buon riposo. Buon riposo. Grazie, grazie. Gregory Fring 17. Mamma. Grazie ragazzi. Averci, averci. Quindi tu? Sì, certo, ovviamente top driver. Troppo. Con questa sono top driver. Top driver, top driver. Ma questa non corre l'Adam 3, vero? Adam 418. Sono dentro l'Adam, è vero? Come? Guarda, sono dentro l'Adam. Sì, sì. Yes. C'è assistenza, è stata spada. L'Adam 4. Ma non c'ho voglia di rompere le palle prima mattina. Dopo pomeriggio. Se si mettono male nell'Adam, mi romperò le palle. Sinceramente, faticava. Allora, ora Silas forse sistemerà. Silas è già dentro, quindi. Ecco la totospada. Ma quanti totospada ci sono? Madonna. Totopesce, totospada. Io ho 86 account. Mamma mia. Fammi sposare una. Ci sta Silas. Ci sta Lily. Ci stanno tante ragazze dentro server. Altro che la Santos, in cui c'erano una ragazza sola. Ero io. E niente. E se Silas non ti vuole, allora provaci con Lily. Che te devo dire? E niente, non c'è niente da fare. Sto pomeriggio, poco prima delle 4, perché non penso di entrare alle 4 in città il grande capo. Perché dobbiamo fare quella roba lì che non ho capito cos'è. Ah, anche io voglio capire cosa sia. Cos'è? Detto che sicuramente entrerà un po' prima, tu prima ti presenterai e farai... Oh, parlami! Oh! E vedremo, vedremo. Oh, ma non sta fando un cazzo. Però vedete che ci sarà... Facci una che lavora anche locale. Madonna, tu sei un omicida. Aspetta che non ho fatto, ma porco Giuda, non ho fatto il timbra cartellino. Torna in centrale. Mi senti? No, mi sei bloccato. Mi senti? Sì, ehi. Mi sarà bloccato tutto, mannaggia. Ti sei bloccato tutto? Ci si era. Ci si era. Ok. No, penso ci sia anche quel timbra cartellino. Ti hanno fatto entrare su Impero anche se avevi 13 anni, GG. Ma chi? Ma che oh? Romic R, che dici? Ma che dici? Mica ho 13 anni? Cioè, secondo te questa voce ce l'ha un tredicenne? Cioè, tanto per capire. What? Non ho 13 anni comunque, non ho 13 anni. Cioè, su questo è sicuro. No, non sono 05. Non sono 05, 05 è il mio numero preferito. No. Il 05 è il mio numero preferito, Ma che fai? Il 05 è il mio numero preferito, perché il 5 è il mio numero preferito, il 0, il 0 perché volevo mettercelo davanti. Oh, dillo prima, che ne so io che dillo... E beh, comunque, esatto, cioè, se fossi il 05 avrei 15 anni e non 13, però vabbè, matematica a parte, però vabbè.
Aspetta che devo andare a depositare i miei 50k, quelli che c'ho in tasca, sempre nella casa solita affittabile. Anche 50. sinceramente facciamo un bel trasferimento alla casa non affittabile, che vorrei vendere la casa affittabile, cioè non serve un cacchio. Ah no, vabbè, cioè fai conto, una rapina, tu sei in centrale, devi andare... Ah sì, in effetti è vero. Tanto costa 1200 dollari. Dai, andiamo, ma io non vedo, mi scala mai i soldi, andiamo. Ah, l'ultima cartellino. Sì, grazie è stato per lo spam. Vi ricordo, per chi volesse entrare nel server Discord, può andare link di Discord che ha spammato tutto. E chi volesse invece guardare le repliche di tutte le live, o chi volesse guardare tutte le live che ho fatto in passato e altri video, altre cose che ho fatto in passato, punto esclamativo YT per vedere il mio canale YouTube. Oh, torni dietro. Il mio canale YouTube, quindi... No, guarda, su Impero gioco... Diciamo, io gioco da agosto e avevo già 18 anni, fidati. Quindi non ti preoccupare. Penso che sia in contromano questa cosa, sì. Ma quanto perché ci lontano tu delle macchine? Arrivo su. Puff. Cinquanta, un, due, tre. Dentro casa, perfetto. No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Non ti preoccupare che è lecito chiedere e fare domande. Io non ho problemi se fai domande. Miau. Comunque so che c'è gente che ha meno di 17 anni che gioca su Impero. Questo è vero, ci sta gente che ha meno di 17 anni. Se ci fosse un locale aperto, io ci porterei. Ma il locale aperto abbiamo... Come? Qui Adam? C'abbiamo un signore che è cascato dal paracadute vicino al concessionario, dovete cercare. Ah, qua. Adam 4 converge, che Adam siete voi? Ma siamo anche noi, ma dove siete? Ok, quelli lì di sinistra. Ok, siamo qua. Sinistra? Sinistra, non posso andare a sinistra. Sinistra. È ancora vivo? Ma? Che fa, oh? Che vuole fare, oh? Che vuole fare, oh? Siamo al concessionario, voi dove siete? Che vuole fare, oh? Sta salendo sulla gru. Ah! Oh, sto cadendo! Cosa? Niente, sta salendo sulla gru, signore. Non so, ma cosa vuole, suicidarsi, Riva? Ma cosa voleva fare? Cosa voleva fare, signore? Devo fare paracadutismo. Questo è un coglione. Non un sergente. Abbatte la fa. Sta ieri un coglione. Ma il signore qua, ragazzi, che stava succedendo? Non lo so. Ma stiamo cercando di capire, è caduto giù dalla... È normale che fa paracadutismo così in pieno centro città e non nell'apposita zona. Ma no, no, è fatto apposta questa zona, se guardi su ci sta... Io ok, capisco. Per gli esperti però, paracadutismo si fa su Monte Ciglia comunque. Si può fare... Sì, ma lì si stava letteralmente schiantando nell'asfalto, capisce che c'è un problema di... cioè, di base. Però se, meno male si è aperto. Meno male, perché sennò di... cioè, di pelata ne rimaneva mezza, capisce? Tutti qua come se fosse, ci fosse uno stato un omicidio, mamma mia. Sì, ma più o meno, c'eravamo quasi, Smith. Quasi, ci sono qualcuno. Signore, devi stare attento, perché se cade si sfracella. Lei è morto per sempre, capisce? Ah, capito. Quindi... Siete una benda? Eh? Siete una benda? Lei penso sia una persona miracolata ad essere caduta col paracadute e non essersi sfracellata, cioè essere... Comunque, adesso parlo col collega un attimo. Pensavo si potesse fare molto semplicemente. Sì. No, no, no. Okay. Okay. Lui, cioè, sta che bene. Senso? Perché cosa l'ha portato a lanciarsi così? Perché ne so? Per me si è buttato dal cavalcavia comunque. No, cavalcavia. Secondo me si è buttato proprio da qua. Si è buttato proprio da qua e si è fatto il giretto perché sta risalendo sulla gru. Io, collega, posso dirle una cosa? Dai, ritorniamo. Beh, sì, 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 sì
Signore, se vuole fare... Signore? Signore, se vuole fare paracadutismo in sicurezza senza che cada sull'asfalto, su edifici, vada sulla, alla diga, vada al Monte Ciliad o vada tipo al 3001, che ce ne sta un altro. Non faccia quelli in città. Quelli in città non sono adibiti per tutti, capito? Ah, ci stanno i punti pure per paracadutarsi sul ponte vicino all'aeroporto o su questa gru. Però sono molto pericolosi, ok? Quindi io la invito a non provare a farli qua, perché c'è tanto rischio che lei si schianti su un edificio e poi scivola giù. Ah, capito. Sì, vabbè, più che altro volevo trovare un modo. Ho visto molta gente morire per questa cosa. Per andare a casa mia. Guarda con la macchina a casa sua. Al barrio. Ah, ma guarda caso, non avevo dubbi. Come si chiama lei? Chiaro. Eh? Non riesco a fare il sorso. Vabbè, lascia te, arriva, noi andiamo. Arrivederci. Beige floor? Perché? Perché beige floor? Perché 11 ore fa è stato rapito un uomo di fronte al beige floor e dovevamo accorrere. Ma che 11 ore fa? Ormai sarà... Sarà bello che bello che è tornato. Bello che è tornato. Il beige floor dov'è? Qui a sinistra, dove hai già visto? Qui a sinistra, ecco qua, hai detto. Quindi, vabbè. Potevi anche girare in quel vialetto lì. No, no. Assolutamente. Adesso faccio così e parcheggio pure. Ma no, ma sei pazzo, parcheggio qua dietro. Parcheggio lì davanti. Ma è troppo lontano qua, roba cammina fino a lì. No. Sono pigro. Pigro. Sono i parcheggi lì a sinistra, vedi? Ma poi è chiuso. Io ti putto all'aeroporto. Ti lascio lì. Mi potti all'aeroporto. Ma più veloce un SUV o una macchina? Questa macchina qua. Ne sei sicuro? Mm-hmm. Ma più veloce questa macchina qui o il Caracara? Il Caracara. Penso, non lo so. Caracara mi ispira, sai. Dovrei aggiornare il censimento. Ci sta l'import aperto, andiamo a vedere. Il problema è che tu vuoi farlo sempre di mattina. E c'è l'import aperto, però è che vuoi farlo sempre di mattina. La sera non posso mai, mio, non c'è mai tempo. Come no, ieri sera, piuttosto di andare con un elicottero a fare un inseguimento, devi andare a fare il censimento. Ok. Mi sembra più che giusto. Se prendo questa autostrada qui, ti porta lì vicino. Mi porta lì, no, vicino però. Poi sci tipo la coca. Sì, ti porta. Vai. Oddio, sei tutto bloccato. Fermo. Facciamo una cosa fatta bene. Mi senti? Mm-hmm. Oddio, ok. Ti porta ben. Mi butta. Esci lì tipo la coca e poi... Ma sorte non di strada, ma che schifo. Ma che schifo. No. L'ultima volta che ho aggiornato l'import-export è stato il 4.12. Adam 4.10. Penso che dopo 26 giorni sia da aggiornare, sì. Ma una piccola cosa che forse è meglio dire a Tegnius. Se siamo più di 100 agenti, mi sembra un po' inutile aprire i bandi se poi fai 4 licenziamenti. Vabbè, ma 100 agenti ci stanno, capisci? Ma sì, ma siamo troppi, capisci a me. Cioè, non è brutto. Ma che troppi? Buonasera, ma la pena riusciamo a starci dietro le rapine. Cioè, alla sera c'è troppa gente, c'è troppe rapine, troppe azioni, ci stanno. Non riusciamo a starci dietro. Capisci a me? Aspetta che mi stanno parlando fuori, vede.
chiamata intercontinentale. Con chi? Adam 2 18 di Franco 17. Smith, sei da solo in pattuglia? No, sono con White. 14. No, bastardo, toglilo. Toglilo. Salve, sto arrivando. Salve, l'aspetto qui all'import export, ok? Sì, sì. Arrivederci. Ma salve, volevo chiederle, c'è un titolare, un dipendente, c'è un direttore in città? Nessun responsabile? Sono da un po' di tempo. No, perché avrei bisogno di alcuni dati, diciamo, io sto girando per tutti i locali, tutte le attività dell'isola, sì, a fare un censimento dei dipendenti di ogni che locale, senso? Di ogni attività. Un censimento, cioè sarebbe registrare tutti i dipendenti, i titolari, che tutti i lavoratori in ogni attività. Se vuole le posso dare io... Perché l'ultima volta che sono passato era il 4-12, avevo fatto la lista con un direttore, un responsabile, non so chi era. Però la lista? Eh? C'era ancora quella lista? Certo. E se le posso confermare io chi c'è, non c'è. Aspetta, ci vuole. Ecco, ok, se vuole farlo lei a posto. 18. Secondo solo che la prendo. Niente, Charlotte mi riceve? Allora, ho sì. Direttore Billy Newton. Secondo controllo. Perfetto, confermo. Dice direttore Paul Van Nitas. Okay. Gestore di magazzino Andrea Fox. E vice direttore. In seconda. Ah, un altro vice direttore? In seconda, sì. Poi c'ho gestore di magazzino Luna Rossi. Sì. Poi
Poi operaio Marco Calabru. Non c'è più. Operaio Francesco Dughera. Non c'è più. E operaio Kevin Santos. Più. Oh, allora, siamo altri tre. E due nomi. Ok, vai con i tre operai. Marco Aloy. Ok. Fabio Daytona. Fabio cosa? Fabio Daytona con la Y. Frank Diaz. Ok, perfetto. A posto allora, grazie mille. Quindi grazie. Billy Newton, Vanitas, Fox, Lossi, Aloe, Daytona, Diaz. Perfetto. Arrivederci. Arrivederci. Andiamo? Però non è che mi puoi sparire così, non puoi parlare più, cioè, capisci a me? Esci dall'altra, c'è l'uscita davanti. Signore, può uscire? Infatti, in fondo esci. Grazie. Oh, mi rispondi? Non sparire così. Con chi stai parlando? Giorno, dov'è? Eh? Con chi stai parlando? Oh. Oh, 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 mi senti? Smith. Oh, oh, mi sei? Con chi parli? Avanti. Io è mezzogiorno, possiamo andare in stradale? Moto? No, 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 moto stradale autostrada, con la macchina. Ah, vabbè, è andata, sì, un tempo a nord, sì. Sì, però ce la puoi dare tu. Io no, non posso. Con chi stai parlando? Mi sentiva, ero mutato per sbaglio. Swine TV, ciao! Bentornato, oddio, quanto tempo che non ti vedevo, Swine. Mamma mia, quanto tempo che non ti sentivo. Ma con chi stai parlando, White? Ai, ai, ai. Andiamo all'alberia un attimo. Oh, White, con chi cazzo stai parlando che non rispondi? White. Torre. Però basta, Dio mio, cioè, capisci che non posso stare con uno che sta zitto. A sto punto vai in centrale e stai lì fermo. Non puoi nelle pattuglie se non puoi parlare. Sì, sì. Sta terminando comunque, come dici. Allora, veloce, che sennò, cioè, capisci. Mi rompo. Salve. Lei lavora qui? Sì. È un direttore, un responsabile? No. Sono solo un dipendente. C'è un direttore, un responsabile? No. Allora niente, allora torno più tardi. Arrivederci. Va bene, arrivederci. Arrivederci. Davide 06, ciao, benvenuto, buongiorno. Perfetto. Come va, allora, tutto bene? Io sono rimasto da solo, attendo qualche agente per andare in pattuglia. Il tempo che finisco di scrivere un rapporto e ti prendo. Ma che cosa state parlando, ragazzi? Cioè, a quest'ora? Ma quindi l'Adam 1 è rimasto da solo? Sì, confermo, sono rimasto da solo. Ma è presente quegli screzzi col procuratore che cominciava a prendersi un po' troppe cose, bla 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 bla? Si stanno risolvendo. Ottimo. Adam 4, Adam 2, Adam 1, Stazilas, ok, perfetto. Vai al Donuts Café. Donuts Café, subito, penso sia chiuso comunque. No, è aperto. Molto aperto. Ho visto l'annuncio. Tutto bene, Davide, tutto bene, grazie.
Mo' stiamo aggiornando il censimento di tutte le attività, il registro dipendenti di tutte le attività dell'isola, stiamo facendo un po' di RP, giriamo un po' per locali, che sono tanti, facciamo un po' di RP. Eh? No. Guarda come Brando si prende tutti i meriti della sua operazione, però alla fine quello che ha fatto tutto il resto sono stato io. In che senso Brando si prende i meriti? Cosa ha fatto? Che merito si è preso, scusami? Quella dei sei ergastoli. E che merito si è preso? L'ha organizzata lui, diciamo, ha preso con lui il contatto. Ok, ma che merito si è preso, scusa? No, niente. Vedo un morol selvatico scrivere. Dove? Oh. Ah. Salve. Buongiorno. Cercavo un direttore, un responsabile. Oh, un attimo. Stanno chiamando. Comunque sono io, una delle proprietarie. Scusi? Ho detto volete qualcosa per fare colazione? Intanto? Oddio, sì, magari una ciambellina o qualcosa. Abbiamo il abbiamo. Perché non fai richiesta staff? Allora, ci ho pensato e valuterò nel prossimo periodo, però adesso vedremo. Fallito, grazie, no, no. Wolf, grazie, mi è molto gentile. Scusi, avevo un attimo la chiamata internazionale, mi dica. Lei è un responsabile, un direttore? Eh? Ah, ok, posso parlare dopo un attimo, un secondo? Buongiorno, buongiorno a tutti. Agente, mi può dire il suo etichetto di entrata? 1124. Minchia! Ma un po' tutti siamo così. Ma è quello? Altro signor agente? Io 1125. Ecco qua. Ai ai ai, fatemi mangiare un po', va. Fai un attimo. Grazie mille. Gente, sta, mi sta bene la macchina, non è che me la sequestrate, no? Eh? Davanti alla vostra. La macchina mia. No, no, non la sequestriamo, no. Oddio. C'è l'ufficio qua, figo. Sì, più o meno. In realtà c'è le cucine dove cuciniamo. La cucina. Comunque. E allora, salve, io sono Sergente Smith, piacere. Salve, io sono Neo Besce Incanturo. Ah, piacere, piacere. Chiedimi. Volevo c'è chiederle, io sono... Faccio ora... Oh, un attimo solo, che devo... Fai tu? Fai tu, White. Sì, aspetta che... Sì. Io... Io sto facendo un giro di tutte le attività dello Santos, ok, dell'isola, e in pratica mi sto registrando sul mio file personale tutti i lavoratori di queste attività. Tutte le attività hanno aderito, voi che siete in nuova apertura, sono basta chiederlo oggi, dato che siete in nuova apertura, fate partecipare a questo censimento, non so se sia il termine, conosce questo termine, censimento, penso di sì. Ecco, questo censimento per aiutare noi della polizia a capire chi lavora dove, in caso dovessimo lavorare per le nostre... Per i nostri lavori, diciamo, per i nostri... Certo, non c'è alcun problema. Ok, allora intanto, secondo, dire... solo che... Allora, sì, un allora, secondo che mi parla la sezione, che ancora non l'ho fatta. I proprietari siamo in tre. Io sono in TAC con mezzo e la recluta. Ah, ma chi cazzo è sto John Smith? Scusatemi, ma... Ma raga, ma ci chiamiamo tutti John Smith, ma che cazzo è? Sì, sì, ci chiamiamo tutti John Smith. Agente, guardi che si chiama John Smith anche lei. Sì, sì, lo so, ci chiamano tutti John Smith, non si preoccupi. Ho già arrestato delle persone che si chiamano John Smith. Amore, ti chiami anche te John Smith? Oh? Tanto per me il cognome non è diverso, tanto io mi chiamo sempre Smith di cognome, quindi... io mi chiamerei Medeo Ruiz, però va bene. Sì. Secondo, Allora, io sono Neo Beshain Canturo. La K. Non capisce, le faccio vedere un documento che faccio prima. Grazie. Non puoi. Ah, non può. Non può. Non puoi. Ah, un po'. Si chiama John Smith. Hai ragione, è giusto. Aspetti, allora, facciamo così.
Mio be facile, Shin, S-H-N. Ecco fatto. Ok. Poi c'è Rose Moore. Siamo titolare? Anche lei titolare, sì. Ok, poi? Nonché segretaria del procuratore. Vincenzo, io non me lo ricordo il cognome, lo sai? Siamo titolare? Vincenzo, sì, titolare, però non mi ricordo il cognome di Vincenzo, amore. Non c'è uno squillo, vediamo un attimo se è in città. Cadetto, in che senso cadetto? Dicevo, grazie sempre per la tua molto la tua gentilezza di queste cose. Dici sempre, Vincenzo fallito. È un ragazzo con i capelli castani. Ok. Non so. Poi c'è il manager, uno è lui, Amedeo Ruiz. Ok. Ma chi cazzo poi si c'è l'altro manager che è Takeshi Kovacs. Mi può scrivere il nome sul foglietto? Sì. Però che palle, John Smith ci chiamiamo. Aspetti che gli faccio io, scrivo. Ok. E poi c'è un problema perché gli altri due camerieri io sono soltanto il nome. Vabbè, intanto. Però il nome uno è Dominic, scritto con la C finale, però non la K. Ok. L'altro è EL. Più scritto E. E di Empoli, L di Livorno. Così EL. EL, così ha detto che si chiama. L'hanno presi entrambi, l'ha presa a lavorare Rose, quindi magari capito. Va bene, allora magari passerò prossimi più avanti. Guardi, sì, guardi, comunque le ripeto, Vincenzo è un marshal, quindi se le capita di andare in procura, io lo sanno di loro chi è, come fa il cognome. Ecco lei. Ok. Un fogliettino. Vincenzo è un marshal e sta qua si chiama Rose Niobe Shane Canturo. Cosa scusi, puoi ripetere? Signore, lei? Io? Lei ha scritto qualcosa su un foglietto? Sì, sì, ecco lei. Gli faccia vedere perché non l'ho visto. Niente. Ah, vabbè. Che cazzo è? Non lo so. Comunque, va bene, allora. Grazie di tutto. Magari se ripassa o non so, posso passare in centrale se le tiene Rose. Ma se vuole, se non scrivi via mail, può scrivermi nella mia mail. Daniele Smith mi trova tra gli agenti di polizia online, nella lista tra gli agenti di polizia. Sono tra gli ultimi, è scritto in corsivo, Daniele Smith. Mi dia un secondo, Perfetto, perfetto. Allora poi le manderò un'email appena so il cognome. Ok, va bene, allora, grazie mille, buona giornata. Buon lavoro. Arrivederci. Andiamo? Con chi stai parlando? Con Moro sto parlando adesso. Sì, però io allora vado in centrale per appena un altro. C'è qualcuno da solo in centrale? Wow. Mitti, sei da solo in centrale? Cioè no, c'è White che è come essere da soli, che parla sempre con qualcuno su Discord. Ma sta macchina viene dal 2050? Smith. È stato bello fino a quando è durato. Ui! E Charlotte? Non l'ho toccata. Ti denuncio. Ti ho toccato, sergente. Ti denuncio. Oh no, White, non ti ho toccato. Dai, White, non ti ho toccato. Ti denuncio. No, non mi denuncio. Ti denuncio. Ci vediamo in centrale.
Sì, la stessa da sola? No, ne ho quattro, cioè ne ho... No, quattro, ne ho tre, quindi te ne sto venendo a lasciare qualcuno. Vabbè, ci vediamo in centrale direttamente, perché White è come essere da soli con perfetto, White. Perfetto, arrivo. No, non voglio lo Strange in pattuglia. Con me. Facciamo una cosa, io rimango dietro, voi fate pattuglia. No, ma rimani in centrale, se solamente un peso in più non si può fare nulla con te dietro se non fai nulla. Ma chi è andato alla fine? Alla due con Riva che ha detto spostatevi. Okay. Non so. Sono qui al garage, raga. 400 metri ci sono. Ok, ricevuto. Oddio. Chi lasci? Io mi tengo White, che è quello che è andato a fare entresci al servizio, che ancora gli devo fare il rapporto. Ok. Ti regalo Di Franco, che io già gli ho fatto il rapporto. E se la riesci a tirare fuori dalla macchina, Paolo Vene, che oggi mi sta sui coglioni. Perché cosa sta dentro la macchina a fare cosa? Ne sta scrivendo un rapporto, credo. Perché saltella in giro? Come no? No, come no? Non ti voglio, punto, Wolf. Ma in Adam 1 chi è che c'è? Scusate, chi è quello di Adam 1 che è da solo? Adam 1? Io perché prima ero con... Allora, posizionati sull'applicativo. Ciao, Mli. Grazie per il follow, Mli. Grazie mille per il follow. Benvenuto al canale. Affangulo allora, Vabbè, sono troppe reclute. Allora, facciamo così, una recluta se la prende Pablo Vena, una recluta te la prendi tu. Ho capito. Una recluta se la prende Pablo Vena, una recluta se la prendi tu, te la prendi. Io già c'ho l'altra regola. Ok, allora vai in Adam 1 con White tu. Ok, sì, perfetto. Mezzogiorno e John Finnegan e Riva sono Adam 2, sono la rapina. Io sono Walker. Vabbè, Walker. Ehi, Pablo Vena! 10.99 sventato con successo. Ottimo lavoro. Poi mi spiega una cosa. Silas non ha mai fatto un cazzo, è sempre fuori servizio. E io sono sempre stato 24 ore su 24 in servizio. Sono ancora gente da mesi. Toppi. Ah, che belli momenti quando ero solo io. Pavlovena. Vabbè, andiamo, andiamo in pattuglia. Allora, sperando. Adesso non ci dovrebbe essere interruzioni. Mi raccomando, fate tutti il punto esclamativo YT per seguirmi su YouTube, punto esclamativo Discord per seguirmi, per entrare nel mio server Discord. Mi raccomando, ragazzi, per entrare nel mio Discord, punto esclamativo Discord e punto esclamativo YT per seguire le mie live su YouTube, sì, seguire i miei live precedenti su YouTube, vedere le repliche e tutto. Per esempio, se adesso in questo momento portassi questa qui, questa ok, va bene, va bene. In pratica 10 minuti fa e
ancora preso le bombe. Ho letto in chat ufficiali. Ma cosa? Che si dicono? Che si dicono? Dottor Panfranchi, mi scuso per aver scritto con questo ritardo. No, se non posso leggertela perché se io non sono ufficiale te lo leggo fuori, però non posso leggere, non posso sì, leggertela no, in città. L'ho letta, lo so. Cioè, lui quello che scrive dico. In chat ufficiali è una cosa che non ho mai visto. Adesso lo devo vedere. Mamma mia. Ma Beh. Orlando! Fermalo. Dai, fermalo! Non... Se non si ferma da solo... Orlando! Adesso, Orlando, la smetti di lamentarti della polizia? Beh, avete passato con loro sul semaforo? Oh, io posso passare quando mi pare, piace, dove voglio, quando voglio, capito? Chi cazzo sei, Dio? Non mi risulta! No, sto scherzando. Dove stai andando, Orlando? Dove stai andando? Vediamo un po'. Dove stai andando? Al garage lì su all'800... 908? Dove vai a farli? Cosa devi fare là? Cosa devi fare lì sul garage? Ma senti, ma il cazzo che c'è scritto nel mio navigatore sono cazzi miei, sono dal garage perché ho la mia macchina. Ah, ma sei fuori. Poi devo prendere delle cose. Mi dispiace. Non è comunque nulla di importante. So che volevi sventare un caso eccezionale. Ma posso chiederti una cosa? Che oggi la tua collega Lini mi è sembrata strana. Cosa? Ma per caso i sigari li utilizzano per qualche traffico illecito? Ci stanno delle cose con i sigari. Comunque no, non sono traffici illeciti. I sigari sono solitamente sono delle cose che hanno le persone addosso. Cioè, dipende. Cioè, perché sti fai sta domanda? No, perché c'era la sua collega, la tua collega che mi stava per infilare un bengarello negli orifizi anali se non gli dicevo che vendevo i sigari. Devi dirglielo, perché magari stava lavorando su qualcosa. Ah, ok, no, io infatti così non gliel'ho detto. Ok, quello che sapevo quantomeno sono... A chi li vendi? Fatti cazzi tuoi, sbitta, anche tu, cos'è sta roba? Ma come sei vestito? Da spazzino? Ho fatto sì. Vabbè. Anche da idraulico e anche da un sacco di lavori manovali. Così quando la polizia mi ferma mentre sto facendo un furtivo. Cosa? È vero che fa il poliziotto. Cosa hai detto? Niente, Smith, guarda. No, furtivo cosa? Mi sono fatto prendere dalla confidenza, scendi dalla mia auto. Ma Gennarino 18. Gennarino, fai saltare le orecchie. Ma Orlando, cosa hai detto? Furtin che cosa? No, mi sono sbagliato, mi sono completamente furti confuso. Di cuori, no, quello era un coglione di bravo. Va bene, va bene. Vabbè, Orlando, guarda che pensi che non lo sappia che sei un topo di casa, cioè. Ma tu pensi che io non lo sappia che tu sei un topo di foglia? Ma? Oh. Lascia stare. Vuoi andare con Gennarino? No. Oh, ok. Mi raccomando. Orlando. Orlando il furio. Il vecchio Orlando. È simpatico lui. Che ci serve una pattuglia? Io dovrei andare. Vabbè, Gennarino, ci sto io, vengo in centrale, a ti trovare in centrale. Mi piace come questa pattuglia sia stata... Silenzi... E sì. Giuseppe. Dopo pomeriggio ti prometto che se facciamo non sarà così. Però... White 17.
Gennarino! Gennarino! Oh, bello io, che fai? Mi fai il cosplay? Andiamo, andiamo. Il cosplay, ma... Prendi il sub, il sub. Vabbè, andiamo con questo. Adam 3. Ah. A posto. Perché non mi sposto in automatico? Ascolta. Ascolto, ascolto. Dove sta Lily? È andata fuori servizio. È andata fuori. Adam 13-8. 18, andiamo a prendere tutti i criminali del posto. Ah, mi devo mettere servizio in un servizio, sì. Vero? Sì. Questo qua, l'impero Bang, l'altra volta la stavo per vincere. Immagino, ultimamente stavo... Ultimamente stavo avendo... Madonna mia! Un attimo, Che è Mediolanum? Ah no, c'è già una pattuglia. Pronto, Schmidt, lo chi era? Chi era Schmidt? Dice che non te ne frega un cazzo, così. Poi Schmidt. No, aspetta, no, è che... No, è una chiamata importante, sì. Famiglia. Sì. Ok, ecco. Andiamo. Ciao Duce, a chi Duce? A più tardi. Andiamo a Vanilla, magari c'è Marika. Eccola. Sempre qua. Buongiorno. Buongiorno. Piacere, Jolie. Recluta Walker. Jolie, piacere, per Gennari. Fatta la combo. Come stai, Marika? Bene, tu? Tutto bene, che dici? Quando vedo te mi scendono lì. Cosa? Scusa? Ho detto, quando ti vedo mi scendono lì. Ti scendono le palme, ma perché? Ti cadono le labbra. Sì, le labbra. Dai. Come mai, perché? Ti do fastidio? No, è la tua voce corta. Sono urtante? Perché? Me lo dici a me. Che mi sono visto per caso il film di Gomorra? Tu. Di esempio, inizia a non fare più lo sbirro. Che sono sbirro? Ma io sono sbirro number one. Visto. E te l'ho mai arrestata? No, infatti allora. Non devi arrestarmi. E allora, sono numero uno, chi è qua che devo andare a pedire? Vendita di droga. Non frega un cazzo. Ecco lo sbirro numero uno. Non funziona così. Ma no. Comunque, ultimamente no. Devo andare, Schmidt. No, andrà un'altra Adam. Qualcuno converge? Schmidt, comunque mi sono scordato di mettere il giubbetto, ma non c'è bisogno, tanto sono immortale. Ma vabbè. Tu speri? Narino l'immortale. Un attimo, Vabbè, che c'hai, un champagne qualcosa? Arriva? Don Cimic poi converge il report. Arriva? Devi smettere tu con Lily. C'è qualcuno libero per una pattuglia? Sono da solo al garage. Ma perché la devo smettere? Sozzetta. Non è innamorata, mi cade ai piedi. Ma lo vuoi un pugno, Gennarino? Basta che ci porto l'anello. Sdatti un pugno, Gennarino. No, non me lo dà. Che poi la gente Schmidt là non ne vuole lunga lui, lui arresta tutti. Lui ne do due. Ma? Gennarino, lei che lavoro fa? Vanilla. Vuole essere mantenuto e non lavorare più, De Gennarino? No. Addirittura? No, grazie. È così che si fa, quando ho preso pollo da tutte sono il numero uno. Chi ci manca? Chi ci sta? Ma è vero, ragazzi, l'intenzione di Gennarino l'ha detta.
ha detto che lui si dovrà sposare, il giorno dopo si dovrà non so come cazzo si lasciare, dice, ecco, divorziare. Vabbè, quello sì, divorziare, bravo, ok, sto loggando, bene bene, poi si dovrà risposare, il giorno dopo si dovrà rilasciare, quindi con tutte, quindi fra nessuno li prenderà, ma non è vero, non ma è che vero. Cacchio, troverò qualcuno attaccato ai soldi, però non fanno la felicità, eh. Mi se ne frega, ciao. Basta che la mantengo e siamo a posto. Contento così. Vabbè, vi lascio lavorare qua. Comunque, complimenti, Vanilla. Sempre più belle ragazze. Questo locale andrà sempre meglio. Mm. Beh, speriamo per... Non si può dire lo stesso per la polizia. Sono numero uno, sono numero uno. Dai, Schmidt, che sei brutto come la fama. Andiamo, che mi fa paura. Ma, vabbè, arrivederci. Senti Giannarino, non scherzare troppo, perché però proprio mi cazzo prima o poi, eh. Arrivederci. Sì, signorina, è vero che è brutto come la fame, Schmidt? Dimmi come vi chiamate, per favore. Non è brutto? No, vabbè, no. La verità, sì, però anche tu, eh. Oh, ma? Vabbè, l'importante è che è brutto pure lui. Arrivederci. Vabbè. Non capisco, ripeti? Guardate... Non lo sappiamo, ci chiamiamo tutti John Smith, ci chiamiamo, ah, okay, è un problema della città. Ah, io non ci chiamo John Smith. Smith. Sì, guarda i documenti, ti chiami John mi Smith. Mi chiamo Gennari. Il documento, mi chiamo John Smith. Sì. Che facciamo, lo fermo? Se vuoi. Lo fermo? No, ti devo mettere il giubbotto, va. Non mettere il giubbotto. Ai ai ai. Io vorrei dire una cosa che non c'entra niente, però un nome più carino lo potremmo scegliere. Vorresti dire che non ti piace il cognome Smith, Pablo, eh? No, non voglio essere imparentata con te. Pablo Vena! In avanti. Aspettiamo che scegliere. Questo è lo stagio della rapina di poco fa. Alla reception, che facciamo? Sì, 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 lo ricevo io. Ok. E giù alla volla. Perfetto. Quindi ti fai dire che sei brutto da quelle là, da quelle due racchie là. Ma vabbè, sono gusti per le ragazze. C'è chi piace, c'è chi non piace. Mamma mia, però sì, sei sempre lì da sola, mamma mia che palle ste qua, oh. Due racchie, capito? Vai lì, fai due battute, si incazzano pure, non ti vogliono nemmeno, sta da sole. Io sto scavando sul microfono disperato, tutto. Ormai basta, non c'è più niente da fare tu, solo tanto se la mattina c'è più nessuno, quindi la non fare, puoi più giocare. Ma vieni qua a giocare la mattina, no? La mattina giochi qua, la sera giochi là, cioè ti diverti così almeno una cosa. Prova a farla white, listo, no? Andiamo! Dai, andiamo in giro! Sei allora, chi era stato? Al Bennis? C'è appena stata una rapina, una flica. Tutte perse, immagino. No, no, vinta. Mamma mia, chi è quel pazzo che si è fatto picchiare? Da voi, voi. Da te, Vanguard Lera, là. Ma che da me, da Riva? Che... Ah, tutto chiaro. Quello con i capelli bianchi, Riva. Ho capito. Con i capelli lunghi bianchi. Quello è quel che se la cava. Quello con l'asciugamanino, sì. Va bene. Ancora devo farla su quel server, ma... Ma me vergogno. No! Sta, qui, dov'è? Dov'è Groove Street? È qui a sinistra. È la mia Groove Street, quelli non hanno capito un cazzo. Il... Faccio vedere. Saggio, dove ve lo porti? L'ufficio? Grazie per il follow, Teletubbies fan. Dritto, dritto, qui davanti, dritto, eh. Che è sta roba qua? Cosa? Ma... Oh, sì. Che fai? No, figlio, figlio. Questo ce lo porto a Lilly. Ma... Grazie mille per il follow, Teletubbies fan. Grazie mille, benvenuto nel canale. Martin. Eh? Mountanin, un attimo, vai. Ah, non puoi perché c'è massimo un vino poi te ne addosso. Ah, in culo a loro. Benvenuto nel canale comunque, ecco, come va? Tutto bene? Tabis fan? Tabis fan, tutto bene?
Mi lascia qualcuno, guarda, però stretta. Non me ne frega niente, faccio vedere che io qua comando, tutti zitti devono stare. Ma che sono tanti, eh? Guarda. Chi è? Chi è? Qual è il problema qua? Qual è il problema? Vai, vai, che ca... Vabbè. Vai in casa, schifoso, via! Ciao! Visto? Nessuno ci spara, nessuno ci dice niente qua dentro. Sono io, cavo. Vabbè. Poi è un gioco che ti sparano e poi ne riparliamo. Non spara nessuno a me. E poi ne riparliamo. Se mi va e sparano, li stendo tutti per lungo. Capito? Guarda che manovra, guarda che manovra. Chi è qua? Chi è sto branca di barboni qua? Ma... Sgomberare quest'aria. Sgomberate quest'aria. No! C'è qualcuno libero? L'hai ucciso! Che ha ucciso? È svenuto. Vabbè. È normale che tutti sti barboni davanti al vanillo. Poi si incazza. Un'altra volta pure mi ha detto: mi sposti tutti sti barboni da qua. Oh, non c'ha niente da fare. Non c'è neanche un locale aperto. Sì, sta il Doruz Caffè aperto. Ci usano il cannolo se vai al Donut Caffè. Vuoi mangiare il cannolo? Dov'è il cannolo? Donut Caffè. Mi metto tutto in gola. Ma... Ma sta, dov'è? È vicino al tequila, vicino al tequila. Non lo so dov'è, metti il punto. Niente qua. Sta qui. Ah, dov'è? Che cannolo danno? Cannolo, quello solito, tradizionale, classico. Ma lo ficco tutto in gola, cannolo. Ma no. C'è anche l'open bar offerto dall'agente Charlotte Evelyn Green. Chi è l'agente Charlotte? È la nostra, nostra collega. Mamma mia, è buona. È fidanzata con un altro ma agente esperto. Ma io sono geloso, te lo ripeto. Cannolo, no. Lo so, ma... Tu non sarai geloso, ma forse il suo fidanzato sì. Vabbè, lo declassiamo a recluta. Ah. Se lo dici tu, è subito responsabilità. Guarda, se innamora di me, capito? Così funziona. Qui a sinistra, a destra sta. Qua dentro? Questo locale qua, sì, a destra. Sì, sì, sopra, 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 no, sopra, sopra. Di salire sulla strada, a destra. Ah, ho capito che è sto locale qua. Vaga parcheggio. C'è qualcuno disponibile per andare in pattuglia? Non si è ancora aperto? Boh. Ci veniamo a prendere noi di Adam 4. Non so se è aperto. Ah, ecco qua c'è la signorina. Oh, state aperti o no qua dentro? Calmo, calmo. Oh, buongiorno. Buongiorno. Salve. Salve. Buongiorno, Giovanna. Buongiorno, chi è Giovanna? Chi è Giovanna? Gennarino, volevi dire, Gennarino. Salve. Con quelle chiappe rachitiche, se ne può andare da qua, mi prende il posto. A lei. Guarda che sorrisino felice. A lei. Oh, vecchiari. È appena mangiato il cannolo. Ah, ecco perché. Cosa avete di buono qua? Di specialità del... Cannoli, muffin, brioche cannolo con crema. Cannolo con la crema, riempito. Voglio crema. Un cannolo e una brioche. Un cannolo e una brioche. Si fanno solo con la ricotta di pecora. Con quella di pepe, perfetto, quella là. Un cannolo e una brioche, volentieri vorrei. Un cannolo e una brioche. Avete un succo da bere? Succo no. Abbiamo caffè. Come succo ti posso dare la soda? Va bene, va bene. C'è qualche bibita per, diciamo, fare diventare allegra una ragazza? Che poi magari ci provo meglio. Allegra non lo so, però bravo, con la faccia un po' qualcosa sballare di alcolico, c'è qualcosa il di Green Co. E quello che è veramente 4, potente. 18. Il drink? Green Co. Ce l'ha? Sì che ce l'ho. Melodia, melodia. Vediamo la collega Lilly che sa che è la volta buona, Smith. E vabbè. Adam 4 diventa Adam 1 e di conseguenza 18. Quello là che secondo me gli facciamo cambiare l'idea, capito? Come si chiama signorina? Rosa. Quella che era venuta in centrale, lei per caso? No, c'è un'altra Rosa. Ah, ok. Tra i capelli blu.
Allora. Il numero è 1168. La mucca verde, ecco qua. E anche il cannolo, mi raccomando. Ecco qua. Ah, quant'è? Pago anche io per il collega qua che è squattrinato. Se vi faccio la fattura un attimo. Sì, per me è un cannolo e una brioche e due e una soda. Grazie mille. Batto un attimo. Cioè, faccio la fattura a me, lei è fidanzata, signorina? Sì. Che brioche è, madonna, questa cosa qui. Che brioche è? Vabbè. Il signore qua dietro? Cannolo? No, no, no. Sono solo un amico io. Fortuna. Se no, capito, se... Per vi, fortuna se... per lui o per me? No, perché se vi fidanzate, allora, sai qual è il problema? Che il, l'uomo, no? Il ragazzo viene al bar perché sta la bella ragazza, no? Alla cassa, insomma, a servire. Il problema è che se poi sta sempre fidanzato là, guarda, fa gli occhiate, non ho capito, la signorina non lavora bene e i ragazzi non spendono con la signorina, capito? Certo. Faccio, vado fuori intanto. Fatta la fattura. Arrivederci. Sta porta, sta macchina, mamma mia. Macchina proprio schifo, però guida bene, guidate. Sì. Questa locale. Ci sono tre locali attaccati. Donuts Cafe, Tequila e Rosa Rossa. Rosa Rossa per te. Ho portato stasera. Inzuppata, spero. Cosa? Vabbè, non c'è niente da fare oggi, mamma mia. Tranquillo, Schmidt. Mo che fai? Andiamo da Marica di nuovo. Quello si No, basta. Che poi tra poco si incazza, tra poco. Io poi si incazza, tra l'altro fatti incazzare. No, no, non ti conviene andare ancora dall'Ivex, se lo veramente si incazza quella. Oh, quello là con sta macchina tutto fumo niente arrosto. Tutto correva. Oh, ma che fa questo? Oh. Signore. Ma come guida? Ma che girato con sta macchina tutto fumo niente arrosto? Lo so, è solo che ce l'avevo ancora nel garage, ce lo dovrei vendere. Vendila, un mal capitato. Tutto rumore e niente poi. Volevo prenderla Vincent, ho preso questa per sbagliare. E la vado a cambiare, dai, la vado a cambiare. È un errore, fa un sacco di rumore, fa. Vai l'auto usata che ci sta aperto. Ah, l'auto usata, dove sta? A Sandy. A Sandy, guarda. Sicuro, perché tra poco... Vabbè, ce la facciamo, dai. Tra poco che ci sta? Ehi, 20 minuti, mamma mia, sta un blackout. Ce la facciamo, Tova che curva. Drift partenza. Drift. Ci manca solo le sirene dietro, ho fatto la scena uguale a prima. Una cosa che mi ricordavo io. Andiamo. Che ci sta le auto usate? Stanno le signorine? Non lo so. Sono usate pure quelle là. Ma che ne so? Che dice? Ma non c'è la Dom 4 che io ho fatto. Madonna mia, quanto corro! Corri! Qua si mette il traffico, c'è un capitombolo incredibile. No, invece i rampeggianti iniziano a fare zig zag sti qua. Appunto, sai come funziona? Io ho scoperto una tattica per prendere i criminali. Allora, quando loro vengono qua, tu spegni tutto. Perché sei impazzo, se avevi capito, giri con le luci accese. Esatto. Però quando vanno contro mano, tu accenditele, perché gli vanno addosso subito. Ma se ho scoperto che se ti metti in mezzo sulla riga, si spostano a destra e a sinistra allora. Io non mi fido più. Prova. Vedi? Aspetta quando ci sta il mucchione, poi lo facciamo quando sta il mucchione. Ma chi so, ma come guido? Madonna, oh, per stare una settimana con i Zuno mi sono imparato. Oh,
Fuoco di dolo forte, non ce ne andava a fare. Ma in zona sta licenziato. Dopo poi tornerà. Chi lo sa? Tornerà. Non lascerà mai Gennarino da solo. Anche secondo me torna, perché. Perché poi te lo spiego perché. Che è qua? L'auto usate? Qua sì, a destra sì. Madonna mia, quanto è grosso qua. Sono tutti usati. Pronto? Chiama un po' se sto al tipo. Che gli chiedo se c'è una macchina che attira la figa. Ecco qua. Eccoci. Salve, qua. Signore. Salve, mi stavo cercando una. Salve, signore. Una figa. Lei c'è là. Vieni allora. Andando a guardare un po' di macchine io, Sì. Allora. Capafiga. L'ape, la giuro, voglio. Quanto costa? La 20.000. Ma compro. Ma dammela a me, 30.000. No, compro 20.000. 40.000. Compro 20.000. Prima io sono arrivato. Con la Pecar sono il numero 1, dai, la mia. No, compro io. Ti compri la concessionaria nuova, la Pecar. Quanto costa nuova? Va sui 30. Buono, ma compro nuova. Aiuto. Comunque, auto a chiappa figa. Allora. Questa qua non è buona? C'ha le sospensioni che quando mi fanno un pocciolo le aiuto. Passo per sotto con le sospensioni. Ma dai. Fammi vedere. Check. Sa che no, è in pausa pranzo. Ok. Quella non sicuro non lo fa. Quella cabrio potessi prenderti. È bella. Quella cabrio. Oh, che sta? Che è il messaggio qua? C'è qualcuno ce l'ha per noi questo veicolo. Dai, compriamo sta Pecar, dai. Dai. Vendigliela Pecar al signore qua. Ma è rotta, signore? No. Sì, fuma? No. Pare. Ma sta fumando, vedo io. No, guardi, ma che mi vende un'auto rotta, mi vende. Ma quello è perché il motore. Certo, è il rombo quello. E se poi mi fuma quando la compro io, poi voglio uno sconto, Le bresti del vanilla. Ah, sia tranquillo lei. Va bene. Chi è questo qua su Adamuno, Smith? Charlotte Green. Qua. Grazie. Qua, ora si avvicini. C'è un contratto. Ma fuma un po' tanto, fuma. No, tranquillo. Ok. Grazie. Qua. C'è una firma. A posto. Con lei. Grazie mille. Complimenti. Allora, chiappa figa c'è. È già parcheggiata questa? Questa la deve prendere e parcheggiare. Ok. Magari lì. La parcheggi. Ma va lentissima, va. Due posti. Ma me l'ha venuta rotta, me l'ha venduta. Drake, grazie mille per il follow, benvenuto. Mi scusi, ma lei mi è venuta una perotta? Non ci scassare la mia. Voglio uno sconto adesso. Si è presa, lei è voluta, e te si è preso l'inculata, stati zitto. No, ma... Hai firmato il contratto, sì. Lascia il follow e scappo, grazie Drake. Sì, ho firmato il contratto, ma devi rimborsarmi, mo. L'inculata, l'hai presa tu, mo. Ma... Ok, stiamo dicendo. Con tutto, cosa del, tutto il bastone. Ma... Questa... Io la faccio chiudere, parlerò col titolare, la conosco molto bene. Verbale. Ma farò licenziare, signore. Conosco il suo. Entrambi i titolari conosco, signore. Basta, perché l'auto è rotta, la vai a riparare. Sono titolari. E lei è anche titolare? Ci sono scemo e mi devo riparare con le cazzo di mano. Piacere. Mi scusi, ma lei è venuta un'auto rotta. Sembra normale. No, non è rotta. È rotta, sì. Fuma e va a 2 km orari. Cioè, le sembra normale o no? Le dico un segreto, Pure se è riparata, fai 10. Però aspetti, chiamo un meccanico. Non ci stanno, mi sa, Sì, il Bennis lavorava prima. Mi sa che adesso non lavora più. No. Ascolta, ok. Vabbè, allora, lasciamo stare. 300.000. Oh, questa qua, Schmidt, è buona per 300.000. Questa qua per 300.000 è buona. Ma non so esattamente cosa sia. Cosa che auto è? Schmidt, mi ricevi? Ti ricevo. Questa correva. Sì, correva. Abbiamo qui uno da rimandare a processo. Sa se presente qualche procuratore eventualmente come scrivili via mail a entrambi i procuratori, vedi che ti rispondono per la cauzione.
E poi in base... Mi ricordo i nomi, uno era Frankie e l'altro... Frankie e Harris, li trovi entrambi sull'applicativo. Ma alla fine che ci faccio? Ma li trovi in ufficio personale anche a loro, no? Un attimo solo, cosa? Ufficio personale li trovo? No, li trovi sull'applicativo sempre, oppure li trovi anche nel sistema giudiziario, sull'applicativo principale. Grazie per il follow, salvaggio. Oddio, ma che è successo? Ma tu mi lasciavi l'ape, arrivavo dai tipi e gli facevo, bella, vieni a fare un giro sopra sta carretta. Stavo dicendo, questa qua nuova viene 400. Sono perso qualcosa? Questa è già fullkittata, perché? È ovvio. Grazie per il follow, salvaggio Dennis. Grazie per il follow anche a Coach Twitch. E grazie per il follow a Gnomo Magico 02. Grazie mille. Grazie mille per il follow a tutti e tre. Che se siete d'accordo, dammi il follow insieme. Grazie per il follow a Spillo 988. Ciao, grazie per il follow. Va bene, benissimo. Dai, andiamo, va. Andiamo, dove? Ho preso la scammata. Mamma mia. Ciao, ciao. Arrivederci. Ciao, collega. Una scammata pazzesca. Questi rubano i soldi, mamma mia. Il socio. Cosa? Se non ricevo risposta da entrambi, come... Non ti preoccupare, che se uno dei due è online ti risponde a breve. E poi a prescindere ti risponderò molto breve. Al massimo rimane chiuso in cella finché non hai l'esito della cauzione. Coach Twitch, sono sergente. Sono sergente. Ma dovresti andarci di tanto fuori servizio la sera. Magari se tu entri in servizio la sera, esci un po' fuori servizio. Cioè. Cazzeggio, poi fuori servizio, mi arrestano, mi rapinano. No. Non succede. Però la macchina accanto al contender. No, guarda, ragazzi, io auto usate. Le ho comprate poche. Ho comprato solo auto usate perché tanto sono già fullkittate e usate, tra virgolette. Perché tanto non ci sono i chilometri come. Cioè, come real. Quindi sono come nuove. Però ne ho comprate alcune. Le uso per operazioni di polizia sotto copertura. Vediamo se quando è quel fatto dei fari, quando sta il traffico. Sono sergente da un po' di giorni, da un metà mese circa, da metà dicembre. E niente, così. Ciao bimbo batti, Nutella, che vuoi, Phil? Vedi che vanno, vedi che se stai in mezzo si vanno a destra e a sinistra, vedi? Batti. Guarda. Tanto è mezzogiorno? Sì. E chiedili tanto se può permettersi una cauzione. Perché digli che le cauzioni valgono dai 50 ai 100.000 dollari. Quindi chiedili direttamente se le può permettere. Sì, altrimenti, se tu guardi in database di questo ragazzo, ha 500.000 dollari di multe non pagate. Secondo te si può permettere una cauzione da 50? Può anche essere voluta, eh. Come si chiama, signore? Ice Cash. Come? Ice Cash. Ghiaccio sotto. Ma adesso vedo un attimo chi è. Sta andando assai, guarda, sui 170 non gli sto dietro. Che puttana. Ah, è lei. Carino. Ma solo perché sei te, solo perché sei te. Mamma mia. Che volevi che mi seguivi? Ma facevi 170 in città, facevi. Ma che 170? Che 170? Andavo talmente lento che pure le tartarughe mi... Che ti doppiavano. Sì. Vabbè, va. Solo perché ciao, sei tu, Ciao. Vuoi che sta la bionda più bella del vanilla? Grazie. Del vanilla solo, però, Non ti vantare troppo. Colore arrivato. Ice Cash, si chiama sto qua, vediamo un po' chi è. Dennis?
Cash? Si chiama Ice Cash, ghiaccio soldi. Ghiaccio soldi, cash. Ghiaccio soldi. È normale. Allora, 28-12. Oh, ascolta, non troviamo un criminale qua? O no? Poi quel 10-8. C'è qualcuno di alto in grado. Avanti, Smith, se no. Madonna, Smith, tanto gracchio a volte. Allora, ieri con Gold abbiamo preso uno, no? Al Vanilla. Se ne era occupato Gold alla fine, io non ho capito quello, cioè... Gli abbiamo fatto domande e poi se ne doveva andare di corsa. Fatto sta che ci aveva nascosto una pistola, non aveva il quarto d'armi, doveva essere rimandato al processo, che facciamo? E se era con Gold, parla con Gold, io che ti posso dire, non ho seguito... Non ho seguito l'arresto, se Gold ha detto di mandarlo al processo, rimandalo al processo, prego. Già era rimandato al processo. Le mandalo due volte. Gli ne facciamo mettere un altro. Cioè, già era rimandato al processo? Sì. Eh sì, devi fargli prendere, pagare un'altra cauzione, se vuoi. Cioè, riparare col procuratore, scrivi una mail ai procuratori, chiedigli come comportarti, se deve rimanere in cella fisso fino al processo, vai, o fargli pagare un'altra cauzione. Prego, prego, ti lascio fare a te, fai, scrivi tu. Signori, ma se già a me non mi hanno risposto, cosa devo fare io? Farlo aspettare in cella. Almeno chiedigli se può permettersi sta cacchio di cauzione, se non se la può permettere... No, non se la può permettere. E allora rimane in cella a prescindere, tanto, quindi... Poverino, ragazzi, non mi fa tenerezza. Ragazzi, questo è il problema. Se loro fanno rapine e sono stati rimandati al processo, sono responsabilità loro. Ma fammi un attimo vedere chi cacchio è sta persona. Attimo, fammi vedere su in cella. Poi cerca di qualcuno andare in pattuglia, vai. Cerca di qualcuno andare in pattuglia. Ma che devo andare? Che tanto mo dormiamo. Andiamo. Ma dove dobbiamo andare? G7, buon proseguimento. Finalmente. Charlotte. Pensa con... Dove sei? Mezzo, dove stai? Io sono in cella 6, vieni. Ti faccio conoscere. Salve. Criminao 2.0. Salve. Mi lascia uscire dall'operazione, per favore. Ma lei ha... ma è stato processo, signore? Sì. Tutto. Ma lei come si chiama, mi scusi? Ice Cash. La multa non Ice è Cash. Passata una settimana, per dirle. Ma mi scusi un attimo, ma lei è già Ice Cash, ma un attimo solo, eh? Perché qui c'è una cosa che non va. Allora, un attimo. C'è una multa che non capisco perché è 185.000. Un attimo, partiamo dal principio del fatto che lei si chiama Ice Cash e io non vedo nessun divieto a processo col suo nome, quindi faccio capire un attimo la situazione. Il problema sono le multe. Okay, allora, ecco qua. Le multe più no. Si rende conto. Ice Cash si chiama il tuo, giusto lei? Ok. Sì, lei. Ma alcune multe non capisco da dove me le mettano, mi scusi, agente. 185.000, non so da dove è uscito. Ce l'ha la multa dopo 1.522 del 12, poi dopo poi c'ha 185.000 il 27 del 12, signore. Ecco, ma 185.000 cosa ho fatto per prendermi 185.000? Capisci che 185.000 è esagerato. Cioè, mi scusi. Mi perdoni per la domanda. Ho capito io. Mi capisca un attimo. Mi perdoni per questa domanda un po' strana. Ma lei ha una seconda personalità nella società? Sì. Le multe sono collegate per questo. Che cazzo. Quindi no, lui non ha una multa da 185.000. Io so, chi ce l'ha la multa da 185.000. Ce l'ha un'altra persona sta città. Comunque, Gattio, perché ti rimane processo lui? Per la multa, dici? Mi può smettere un secondo? Perché devo procedere per la fica, allora a questo punto è basta. Ma lui, lei Ice Cash è già stato arrestato, giusto, in passato? Allora, io sono stato arrestato. Allora, mi faccia spiegare, faccia capire, perché allora lei mi deve capire. Se lei ha, cioè, ha due personalità,
Certe volte capita che si mischiano delle cose, ok? Sono stata tesa. Le dico, l'altra personalità è morta, anche quella aveva un sacco di fatture. Ok, la personalità morta, potete farla morire per favore, perché sennò va in conflitto con questa. È già morta. No, però, perché se lei ce l'ha ancora accessibile, vuol dire che non è morta. Quindi faccia fare tutto il governo per modo che sparisca quella personalità lì, per favore. Perché sennò le multe sue vanno in conflitto con le sue, con quest'altre. Ma quello di 185.000 cos'è che segna? Era una multa fatta al 27, quindi penso che era l'altra persona. Comunque, no, fate la multa regolare, se non andare via il processo per i reati, lasciatelo andare, perché okay. La multa al 185.000, le multe... no, io lo sapevo perché già ho letto a chi era intestata la multa, perché sono andato a vedere da Babatunghe della sono andato a vedere le sue multe che ha ricevute. Soffrisse di doppia personalità. Esatto. Capisci? Quindi capisci, esatto. Aspetta, annullo tutte le email mandate. Aspetta. No, esatto, non è da rinviare a processo. Quindi se il signor Ice Cash non ha raggiunto il quinto grado di classe A, non mandarlo a processo, ok? Perché il quinto, ma io sono... No. Infatti, ho detto, se non li ha raggiunti il quinto grado o sesto grado di classe A, non mandarlo. Secondo. Come Smith, non mandarlo quando discesi in Ah, vediamo lì quanti reati ha lui, Ice Cash. Ce ne ha più di uno. Comunque, più di uno ne ha. Io sono stato in cella 3 volte. Esatto. Una perché è successa una cosa con i Verdi. La seconda è che una rapina. E anche la terza è una rapina. Cioè ok. No, oggi c'è stata un'altra anche. C'è stata 3 volte. 3 volte già stato dentro lei. Quale rapina mi può spiegare? Così le lei ha... devo scrivere? Un attimo, lei ha un penso un negozietto fatto? Aspetta che non me lo sistemo io. Lei in passato ha fatto un negozietto? Ok, ha fatto un negozietto lei, per caso? Sì, il negozietto è la Flica. Ok, Flica è più quella coi Verdi, giusto? Non sono mai andati. Ecco, fino alla reati K sono questi. Quindi lui non è da rinviare a processo, ok? Quindi compila la fedina per la Flica di oggi e lascialo andare. Fagli la multa e lascialo andare. Lei apra un ticket col governo, ok? E si faccia togliere quell'altra persona, per favore. Perché sennò vanno in conflitto le multe. Viene... chiudere gli occhi tutti se vogliamo risvegliarsi qua. Sì, dimmi. Guarda questo qua in cella 2. Sì, perché sennò poi anche... Vieni. No! Ma chi è? Ma? Che è successo? Ho paura del buio. Blackout, c'è un blackout. Ho paura del buio. Mi sa che è blackout tipo... tipo quando dici tipo alle 2 c'è blackout. C'è blackout veramente. Pronto? Hanno staccato la corrente, siamo al buio in centrale. Che figata. Oh, è tornata la corrente, ecco. Sì. Ascolta. Niente, blackout. Babbo, raga, io devo andare a... Comunque, quanti anni hai? Io quanti anni ho? Sono crashato. Io ho 18 anni. Come mai che di che zona torni in polizia? Ragazzi, io non lo dico. Comunque, penso che tornerà perché boh, si divertiva di più, penso qui. 2 rapine in una rissa con i Verdi. Sì, va bene. Sì, lo so. Infatti adesso ho risolto il problema. Vabbè, ragazzi, io... sì. Io, ragazzi, stacco perché devo andare a pranzo. Vi ringrazio per essere qui con me. Vi ricordo di fare punto esclamativo Discord, punto esclamativo YT, come tutto. Grazie mille. Mi raccomando, ci vediamo... Ci vediamo, magari vediamo un po'. Oggi penso faccio un'altra live. Vediamo anche dalla mia disponibilità del rimanere, se ho tempo o meno. Molto probabilmente farò un'altra live. E ora vi lascio da Huasca. Vi lascio, ragazzi. Io vi lascio da Huasca. Vi ringrazio tanto per essere con me. E ci vediamo prossima live. Arrivo, il bot ti dice già 5 minuti.